Está recebendo e vai falar um pouco para nós a respeito da tradição, da liturgia e um pouco da história da Igreja Maronita que é presente aqui no Oriente Médio. Muito bem-vindo, Monsenhor. Prima di tutto, benvenuti. E ringrazio a voi telespettatori, in Brasile e in tutto il mondo. Allora mi presento, io sono l'Arcivescovo dei Maroniti in Terra Santa e l'Esarca in Gerusalemme e in Giordania per i Maroniti. Io sono qui il secondo vescovo, il primo ha cominciato come diocesi qui indipendente nel 1996 con Monsignor Sayah, io sono il secondo. Allora i Maroniti qui sono 11.000 tutti. Da dove viene questo nome? E questo nome viene da San Marone, eccolo qua. In tutte le chiese maronite c'è sempre questa persona. È vissuta tra il 350 e il 410. Questa persona, San Marone, ha voluto vivere per Cristo e come il Cristo. È nato nel nord della Siria, vicino a Pamea, dove c'erano tra i cristiani sconcordi, non c'era concordanza tra di loro, calcedoniani, anticalcedoniani. Lui ha scelto una vita monastica molto dura, ha vissuto su una montagna e sempre passava il tempo a pregare. Allora, le discordie tra i cristiani hanno fatto che una gente ha voluto vivere come questo santo. L'hanno seguito sulla montagna, ha fatto tanti prodigi, miracoli, spirituali, psicologici e anche fisici, come ha fatto adesso San Charbel. E questa sua spiritualità ha impatto tutta la vita dei Maroniti dopo. Perciò la gente comincia a vivere attorno a lui, in questa zona lì, nel nord della Siria, e poi ci sono numerosi, erano questi che l'hanno seguito San Marone. Allora il primo concilio, o il concilio che ha fatto una linea molto chiara, questo di Calcedonia nel 451. Lui è morto nel 410. In questo concilio c'era il superiore dei Maroniti, dei monaci, presenti con i conciliari. È la prima presenza, ufficiale, maronita, tramite i cristiani, i vescovi, i cardinali o i patriarchi. La spiritualità di San Marone allora ha impatto questa linea degli addetti che l'hanno seguiti dopo. Allora, dopo la sua morte, la gente lì ha voluto prendere la sua salma, perché è un santo. Allora un paese vicino l'ha preso e poi è andata la cosa fino al 683. Che cosa è diventato? Quando i musulmani hanno invaso tutta la zona, non c'era più un patriarca per i cristiani in Oriente, di Antiochia. Allora i Maroniti, soprattutto i monaci, erano molto numerosi, conventi, monasteri, tutto questo, hanno visto che non c'era la sede vacante, hanno eletto il superiore dei Maroniti, dei monaci, un patriarca.
era il primo patriarca, si chiama Giovanni Maroni, eccolo qua, è scritto in siriaco, ma Mor Yohanan Morun, il primo patriarca, il 683. Adesso il nostro patriarca attuale, senza rottura, è 78, 77 o 78, il patriarca Rai. Noi diciamo, come liturgia nostra, è la liturgia siriaca, antiochena. Perciò fino adesso, nella messa maronita, abbiamo l'arabo, perché la maggioranza si trova in Libano, e adesso sparsa in tutto il mondo, soprattutto in Brasile, ci sono milioni. La nostra liturgia è l'arabo, ma abbiamo conservato la lingua di Gesù Cristo, è l'aramaico. Diciamo, entrando diciamo in aramaico, e poi le parole della consacrazione in aramaico, e poi abbiamo Kadishata Loh, Agios, Agios, tu sei santo, santo, in lingua siro-aramaica. E la nostra liturgia è molto, diciamo, spirituale, molto profonda, è stata, diciamo, c'è tante cose che sono dei siriaci, soprattutto da Saint Ephrem, quel poeta, grande poeta, che ha cantato tutta la liturgia siriaca di tutto l'anno per Gesù Cristo, e noi abbiamo conservato questa liturgia, e ci sono tanti che hanno tradotto dal siriaco in arabo tutti i canti, per esempio in Libano. Noi come maroniti adesso abbiamo la nostra spiritualità e la nostra indipendenza, perché abbiamo uno Stato. Viviamo in uno Stato che si chiama Libano. Chi ha fatto questo Stato? Il Patriarca, con tutti i capi religiosi nel 1920. Sono andati in Parigi. Il Patriarca Maronita è il più forte, diciamo, ma lui non ha accettato di fare uno Stato solo per i cristiani. Da quel momento i cristiani erano più numerosi che adesso sono meno. Perciò lui ha detto: noi in Libano viviamo musulmani, cristiani di tutte le confessioni, ortodossi, cattolici, maroniti, melchiti, armeni, siriaci, tutto, e tutti i musulmani, sunniti, sciiti, drusi, si sono messi d'accordo, sono andati in Francia, hanno fatto l'accordo per il grande Libano. Quest'anno è il primo centenario del Libano, la sua età, diciamo. Allora noi, come cristiani, abbiamo sempre voluto vivere insieme con gli altri. Non abbiamo un problema. Perciò adesso in Libano trovi nei villaggi cristiani sciiti, cristiani sunniti, cristiani drusi, ma tra di loro no. Come ha detto Gesù, voi siete il sole, il sale della terra, voi siete la luce della terra. Perciò i cristiani convivono con tutti, e questo a livello interreligioso, anche a livello ecumenico, noi siamo aperti a tutti. E perciò trovi adesso la sede patriarcale dei maroniti in Libano, in Monte Libano, perché dopo l'invasione degli arabi tantissimi hanno preso la fuga verso le montagne del Libano. Queste montagne libanesi sono come un rifugio per tutti. Tutti i perseguitati nell'Oriente sono venuti al Monte Libano. Adesso ci sono problemi attuali, ma speriamo di superare questi problemi per vivere di nuovo in pace con tutti. I maroniti, la maggioranza, ho detto, in Brasile, in America del Nord, in Australia adesso, poi in Europa, in Africa, in Arabia, nei paesi arabi, sono questi recenti, e quelli che sono rimasti in Libano sono tutti cristiani, sono adesso 1.800.000-1.900.000, i maroniti sono 1 milione, diciamo. E ci sono maroniti anche qui, in Terra Santa, in Siria, una minoranza in Giordania, in Cipro erano molto
anziani dopo il tempo dei crociati, perché le prime relazioni tra l'Occidente e l'Oriente erano con i crociati. E i crociati hanno deciso che i maroniti siano con loro, perché la Chiesa maronita è l'unica rimasta cattolica tutto il tempo con Roma. C'è una relazione molto profonda con Roma, ci sono delle corrispondenze tra i maroniti, il patriarca e il papa, e poi nel 1215 c'era il Concilio di Laterano, hanno convocato il patriarca maronita, è andato lì, ha fatto un miracolo, perché a quel momento hanno detto che i maroniti non sono veri cattolici. Allora lui ha fatto un miracolo quando diceva la messa, alzava l'ostia, il papa ha visto Gesù Cristo, ha detto no, questi sono veri cattolici, veri cristiani. I maroniti adesso rimangono cattolici in seno alla Chiesa Cattolica Internazionale, sono orientali, vivono qui la maggioranza in Oriente, in Libano, e sono indipendenti dai governatori, dai presidenti, dagli imperatori prima, mai, anche hanno vissuto sotto i turchi ottomani 400 anni, sono sempre stati, liberi. E fino adesso noi lottiamo perché il Libano sia un paese di libertà, di sovranità e di coesistenza tra tutti i suoi abitanti. Oh, be sure.